18:21 del primo giorno di precampo. Stiamo osservando il montaggio dell'alzabandiera. Wow. Direi che funziona. Lui è il nostro lupo anziano. Oh, non muova, sei ma linda! Devo di là, sta ferma! Cami, qual è la tua funzione? Adesso niente, devo vado a prenderla lì, vado a prendere le panche. La linda. Ci vuole la linda no. No, Marco, Marco! La Cambu è in piedi, ma forse qualcosa non va. Cosa è successo? Abbiamo sbagliato la palleria. Voi no, forse noi. Voi. Ecco, diciamo come stanno le cose. Tutto il magazzino è riversato a Pian dei Prati. E qua si lavora. Al portale è partita la musica. Ce l'abbiamo sta musica. Ci abbiamo anche un portale. Lei è la news del nostro campo. La prima news. Tirocinante subito al lavoro. Si procede alla sostituzione della paleria della Cambusa. Che in verità... La Puki, palo portante della Cambusa. È già tutta qui, però... Ops. Abbiamo sbagliato paleria. Ops. Cosa stai facendo, Puki? Sistemo la Cambusa. Mi dici che ordine gli vuoi dare? Vero, saluta? Okay. No! Grazie, ciao! Aiuto! L'alza bandiera, molto bello. Palmi tra le dita, dorso, pollice, palmi. Buongiorno, cosa state facendo di bello? Togliamo la legna. Guarda che forza le fede. Tanta roba. Faccio un saluto. Ciao. Possiamo vedere Leo alle prese con la rubinetteria. Come andiamo? Bene. Con sta doccia? Ci si prova a fare la calda. Questo tubo. Ok. Faremo un attacco che da qui, da lì parte, arriva qua. C'è un altro tubo che arriva dentro lì. Sì. Che esce e poi arriva laggiù. Ok. No, e poi l'acqua da lì la attacchiamo qui. E da lì portiamo un tubo che arriva fino a qua. Così che se vogliamo possiamo fare la doccia calda o fredda. Oppure possiamo allo stesso tempo, prendendo questo, miscelarla o mandare l'acqua fredda per riempire la bottiglia. Porteremo un tubo da qua giù fino alla Cambu. Giustamente le donne lavorano, il maschio sta a guardare. Faccio sostegno morale. Bravo. Alta non vedemo. Aiuto, si avvicinano tutti contemporaneamente. Guarda lì. Questa è la nostra alta squadriglia. La mattina del 9 agosto ci stiamo preparando all'arrivo dei piccoli. Dai, da mucca. Non è male, da dove viene? Da dove viene? Dalla sede. Interessante. È di mia proprietà. Che si fa quindi? Loro. Noi là. Comunque questo è il nostro bellissimo alzabandiera. Che figata. Wow. Va, se ci sono i tuoi simili? Sì, riesci anche. Chi è? Chi è? È l'asinello Ridolfo. Ah, e tu come gli rispondi? Ah, ho capito. Lo vedrò nel campo, nel video del infatti campo. Mi sto spaventando. Tu che fai la mucca... Cane. Cane. È una mucca. Mucca cane. È un cane. Mune. È un mune. O un camu. Una mucca che abbaia. Un camu. Questo va nel video del campo? Probabile. Fatti vedere bene. Dobbiamo andare dai piccoli. Però girati, fai vedere il codino. Con la coda tra le gambe. Dai, che mi sarà qualcuno a portare.
Beh, raccontaci un po' com'è andata. Questi primi giorni devo dire che è stata difficile, abbiamo lavorato molto, ci siamo divertiti una roba giusta, però in teoria arrivano i giovani, nuova forza, ce la facciamo, speriamo. I cosiddetti schiavi neri? No, sì. Com'è che li chiamavamo ieri? Ieri? La manovalanza. Ah, ok. Tipo... Scodinzola? Di solito si scodinzola con la coda, non con le spalle. Sì, ma sono momenti splendidi questi. Pisciattina. Hanno chiamato. Un prezzo, facci vedere il prezzo. Oh, la popolazione celtica. Vai, cosa ti ha portato il video? È stato andato. La baba. Non dovevate venire. È stato andato. Questi cani con la baba. Organizzato. Ma lei, Sassi. Il video ti ha portato un dono. Questo. Pronti? Siamo armati per entrare in questo campo? Sì. Andiamo? Là ci sono? Andiamo! Arriviamo! Dagli altri! Prego, una bella fila. Bella fila, ragazzi. Vascia, puoi camminare. Vascia, grazie. Fa troppo caldo. Caldo, eh? Domani affrontiamo con coraggio ogni salita, sfidiamo il futuro sulle strade della nostra vita. Punto e danza la vita al ritmo dello spirito, danza, danza al ritmo che c'è in te. Ginocchio, ginocchio, ginocchio! Ma fa male! Oh, io ho camminato fino adesso! Sopra tipo così o sopra tipo sopra. Così? Sopra! Sopra generale, sopra mio la sua, perché lui è un po' più alto. Ma sicuro che questo ha portato anche le teste? Oh, controlliamo, sei pulito! Ho paura che tra di voi ci sia un evasore! Abbiamo perso un elemento pericolosissimo! Sì! Lo vedete? Vi arriva il potere dalla testa! Lo riconoscete dalla pelliccia rossa, inconfondibile! Vediamolo! È no, suo amico! Non è io qui! Insieme. Ve lo vedo. Non ce l'ho in tasca! No, lo volete tenere sott'occhio? Esatto, per tutto il periodo! Sì. Dai. Ma dai! Terremo d'occhio! No, ma dopo... A me viene l'ansietta, che mi sento scienziato! È la polizia di Scouts Yard! Chi siete? Chi siete? Cosa volete? Io sono Crixie, lei è Mela. Io sono Mela. Agente Crixie, agente Mela. Crixie. Qual è quello buono e quello è cattivo? Apple. Secondo me quello cattivo, allora, è quello basso e cattivo. Sì. Basso. Bene. Allora, vi ringraziamo per la vostra disponibilità a tenerci d'occhio per questi giorni, grazie. Prego. Prego, prego. Sì, sì. Dobbiamo prendere. Non ci ho capito niente. C'è della confusione. Non capisco queste cose. Casciotta d'oro. Casciotto. Partecipazione. Cosa vuol dire? Saranno dei tipo dei bonus. No, non ho capito.
Ma li dobbiamo mettere noi o sono già messi? Sono dei bonus. Sono messi. Ah, per ieri sera? Per oggi. Questi sono i punteggi di ieri. Invece di esserci il punteggio numerico, c'è un cosciotto d'oro alla miglior squadriglia in pulizia e cucina, alla miglior squadriglia in stile e alla miglior squadriglia in partecipazione. Basta, è finito così. Solo questo. Non dico niente. Sarei curioso di provare. Sono rimasti male. Molto. Marco, farei un primo piano alla Lolo Albello in questo momento. Alla loro? Alla Lolo Albello. Dov'è la Lolo Albello? Sì, ma questa è rotta, vabbè. Dai, andate a riferire i vostri oggi capi squadriglia. Già. E guardate i vostri turni anche, ovviamente. Oggi è 9. Grande c'è. E fuoco. Cioè? Chi ha più cosciotti vince. Davvero? Credo. Sono serio, chi ha più cosciotti vince. Ah, però chi lo sa. In verità non finisce qui la novità, vedrete, vedrete. Vedrete. Se il cosciotto lo danno al migliore per ogni cosa, per ogni esatto. Yes. Brava Cami. Brava. Che bello, alla Cami non bisogna spiegarle le cose. Il nostro era pulito rispetto agli altri anni. Ho capito, rispetto agli altri anni. Andiamo a vedere se vi aspettiamo. Dos! Dominu! Tescorum! Dai Nico! Urla! Bene! Allora! Misuriamo! Pulita! Da, raga! Questo? Beh, direi che il telone dei giaguari è notevole! È notevole, è notevole! Molto! C'è un tocco femminile! Bel lavoro, bel lavoro! Sempre più rosa. Sì. Jaguari! In the wind! I tavoli non li fissate voi? Sì. Fissato? Non mi sembra. Ah, sì. Malissimo. Però... Certo. Tigre! Bravo! Benantes! Certo. Tigre! Bravo! Benantes! L'urlo migliore che allora. Già, vediamo lì una panca troppo alta. Ci mettiamo sotto panca. C'è un problema. C'è stato un altro. C'è sotto panca. Anche sotto panca. Cos'è? Era 8 anni che non riusciva a farlo. Sorry. Ci deve mettere sotto panca, Marco. Perché con sotto panca è... Mi fai tornare bambino almeno, dai. Sì. Qua olio cuore. Poi non mi passa più il sangue qui nelle cosce, che c'ho tutto olio cuore. Questo non è una legatura. Si muove troppo. Chi lo salta, chi lo salta? Dai, raga, qui è per condire l'insalata. So che vede... A me piace vedere il terrore nei tuoi occhi, Cami, però quella... Ma voi siete sicuri che questa è l'acqua la regge? Non riprende! Fammi inquadrare! Stai riprendendo le nostre sconfitte, non va bene. Raga, buttare. Io sto palissimo, lo cambierei. Ah, è vero. Avevi ragione te, scusa. He goes! Davis! Of the sky! Livella, dici ci posso quasi dormire. Livellala. Può andare? Com'è? Oh, guarda che... Bam! Bam! È livellissimo! Bulldog! Rex! Canu! Grazie, Bulldog. Dov'è la legna? Questa. Zoom, magari si vede meglio. Magari sembra di più se la zoom. Guarda la testa giusta. Sì, quella. Oh, vedi come scarica la schiena. Si sente che la tovaglia è nuova. Vedi come un anziano come me. Guarda Fra come scarica bene la schiena. Anch'io avevo questa tovaglia a casa. Oh, bella, potrei quasi dormire. Legatura che tiene. Vabbè, si lega il tavolo. Sì, ma quando giri. Ma questa qui non. No, questa qui è del tavolo. Quindi il tavolo può cascare col cibo sopra. Dice di no. Non è d'accordo. L'asino. No. L'asino dice. Tos! Turbi! Domino! Tescaro! Jaguari! Shadow! In the wind! Rico! Devi! Tigre! Benantes! Bulldog! Calum!
l'aiuto di Dio, prometto sul mio onore di fare del mio meglio. E c'è un punto della legge in cui ti senti più in difficoltà e che vuoi che il reparto ti aiuti a rispettare? La guida dello scout e sono cortese. Mi sembra colpo là. Noi siamo mercanti che veniamo da lontanissimo. Colpo là. Dei mercanti che vengono da lontano. Cosa vendete? Banane? Vengono. Vediamo spade laser. Da lontano, molto lontano. Molto. Ma moltissimo. È una galassia. Lo vedi come hai capito? Colpo là. Ho preferito. Siamo un mercante, chiaramente, come si vede dei vestiti, e la sua giovane moglie, che abbiamo un problema, abbiamo bisogno di un grande aiuto. Siccome non sa cucinare, niente, vero? Cioè, c'è questo tipo che si chiama Abra Kurcic. È il capovillaggio. Eccolo, banana. È scritto sulla mano, non sulla banana. Ah, ok. È un grande capovillaggio, famosissimo. Sì, sì, è il capo di questo villaggio. Ah, il capo di questo villaggio. Sì, di questo proprio. Voi siete capitati proprio nel villaggio dei Galli. Davvero? Esatto, loro sono... Quindi non gli dite niente. Piano, lui vuole mangiare bene oggi. Sì, esatto. Ok, quindi abbiamo bisogno dell'aiuto. Dai, frate, sto scherzando. No, la gara di cucina. Avremo molta fame. Voi sapete cucinare. Perché qua abbiamo gente che viene da lontano. Non so cucinare. Dall'Asia, quelli che arrivano dalla Spagna, dall'Iberia, sono i popoli più messi in Romagna, dalla Grecia, dall'Egitto e dalla Britannia. Io sono sicuro che loro hanno delle prelibatezze. Poi abbiamo testato delle cucine poco fa. Sì, no, ma grandi cucine. Abbiamo un regalo gigante. Hanno dei piani di cottura ottimi, però... Un micro. Gara di cucina. Oh! Oh. Ha capito adesso di cosa ci sto parlando. Le monete che ci hanno dato. È fondamentale questo. Ora che ti dico, da ignorante. Allora, il nostro grande regalo sono questi ingredienti base. Potete scegliere di consumare tutte le vostre monete per comprare gli ingredienti oppure no. Potete conservarle. Chissà che domani. Perché non si sa mai. Magari domani servono. Guardali che si approcciano, quattro sciacalli, quattro pasti. Wow. Abbiamo anche un quinto per una. Se uno di noi casca, come la scena più bella. Oh, se cascate. Vero più. Bordei. Il dolce. Quindi? Sembra power. L'ho fatto io. Va bene. La cosa mongola fatta. Oh, va bene. La torre mongola. Reinventiamoli adesso. Dai. Questa. Tre. Questa è la torre mongola. È la torre mongola. Giusta. Allora sono gli uni. Questa è la cotola cotoletta. Queste sono le bruschette alla brusca. Alla brusca. È la brusca senza brusca. La bruscaiola senza brusca. Ok. Boh. Sembra giusto. Però chi sono i giallo? Poi potete ragazzi si chiamate, eh? Prendetele. E porti i piatti dopo. Vabbè. Bella che presentazione. Signorino. Non vale. Perché loro fanno loro. Jaguari! Shadows! In the wind! Queste tre. Com'è che si chiama? Rosa in Spagna. Vediamo la rosa ispanica fatta con tanto amore. Leo, sì. Che fai? Facciamo gli gnocchi. E come li fai? Con le patate, la farina. E ci ho messo anche dentro due uova perché secondo me ci stanno bene. Anche per me, prima mi hanno insultato. Sì, anche me mi hanno denigrato dicendo non è uova. E poi come ci stupisci? Mi stupirò con questo splendido piatto. E chi vince la gara di cucina? Non lo so. Non lo sai? Non lo so. Io volevo qualcosa tipo, no, è chiaro! No, ma a me non mi importa vincere, l'importante è che i piatti siano buoni. Bellino! Giovi, tu cosa dici? È vero. Va bene? Ok, Massi? Lui cosa fa? La crepe. Sbatte le uova.
Buono, tutto latte. Buono qui. Pietro, Pietro che dice? Beh, dico che la Torre Mongola era un capolavoro, quindi comunque penso che questa abbiamo è la un'opportunità per una volta nel vincere questa gara. Bene. Si spera. Voglio un'intervista dei Jagu. Cosa fate? Allora, questo è l'impasto per le crepe. Wow, buone. Le farete come? Con la Nutella. Cosa ci mettete? La Nutella. Ah, top, così. E come ci stupirete, Adri? Oh, con un con dolce misto frutta molto molto top. Molto top. Chi vince la gara di cucina? Noi. Noi. Sicure? Sì, voi. Sicure. Erano buoni i piatti dei maschi? No. Ta 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 ta. Ta 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 ta. This is antipasto. Bruschette con pomodorini tagliati a quadretti. Un filino d'olio. Pepe e olio. Poi qui c'è sughetta, funghi e panna. Che andremo a accompagnare con la panna, con la pasta che sta cuocendo. Poi stiamo facendo le melanzane. Melanzane in padella con l'olio. Poi facciamo queste patate, visto, come sapete, no? L'animale più venerato in Egitto è il gatto, quindi ci faremo un gattino. Bello. Se riesce, con le patate lisse. Poi abbiamo le patate fritte da fare. E chips. Mm. Poi facciamo le crepe con le pesche e la Nutella. Buono. Viva! Giochi d'acqua! Il campo acquatico! E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere? Cosa succede svegliarsi al mattino alle 6? Sette orario campo. Questa è una menzogna. Aspetta. Ah, non si è visto? Questa? Esatto. È una menzogna perché in realtà sono le 6:15. Ecco. E questa è l'alba delle 6:15. Aquile, ottime. Hanno fatto limonata come aperitivo, pollo al curry. Dai, sono bravi anche loro. Hai voglia di lusso. Poi il dolce non c'era, se lo sono inventate. Hanno fatto le mele caramellate con sopra con lo sciroppo di marmellata. Esatto. Salutate Marco. Noi facciamo dopo 3 ore, giusto? Adesso non mi conviene perché dovete lavare. Dobbiamo lavare. Dai, diciamo qualcosa, facciamo. Avete fino alle 4 di siesta, voglia! Fino alle 4! Esatto. Ci avete un'altra ora! Sono 3 ore? Sono già le 3? Sì! Davvero! Ciao! Questo qui ti insegna a volare! Stiamo facendo merenda! No, non è vero, in realtà è pranzo! Pereneo! No, dai, Marco, ti piace il nostro centro tavola? È anche profumato! Profuma! Ah no, ha il profumo! Senti, profuma! Senti! Bassi ha fatto la doccia. Vuoi mandarci l'acqua? Adesso sto un bel po'. Oh, e adesso invece? Adesso sono lindo. Ottimo, bravo. A cosa gli servirà quel turbante in testa che non c'ha un capello? Da soli non si può fare nulla, sai, aspetto solo te. Lontani insieme si fa, sai, ho voglia di sentire la mia storia, dimmi quello che sarà il corpo.
corpo e le membra nell'unico amore. Insieme si fa un arcobaleno di anime che ieri sembrava distante. Lui traccia percorsi impossibili, strade e pensieri per domani. Sai, se guardo intorno a me, c'è da fare, c'è chi tempo non ne ha più. Se siamo solidi e solidali, insieme si fa. Sai, oggi imparerò più di ieri stando anche insieme a te. Donne e uomini, non solo gente, insieme si fa. Un arcobaleno di anime che ieri sembrava distante. Lui traccia percorsi impossibili, strade e pensieri per domani. Butta qua. Dai, è pro. Arrivare qua, battere. Dove? Dove fare? Aspettiamo questa che è la mela. Vieni giù. Adesso ti voglio vedere. Bravo. Bravo. La che diretta la più breve. Dai. No, ma hanno imparato. Raga, è inutile che vedete sulla tutti l'acqua. Questa manca spada. Lavami le mani. Vai, datemi un bicchiere. Che è fatta? Intanto lavami le mani. Capo squadriglia, media. Raga, vediamo il filo che ha fatto un pezzo. Capo! Capo, dall'altra parte! Calma! Fai down! Fermi tutti! Un attimo! Fazzolettone! Fazzolettone! Tranquilli, ci dormo sempre adesso! Pronti? Aspetta, aspetta! Ok, ci sono! Uno, due, tre! Cinghiali! Mai! Una gioia! Veloce, tanto sei sempre l'ultimo, quando io sonno. Mi trovo le scarpe, scusa. Perché c'è? Dove? No. Ma sai che è la mia scarpa? Che sempre sti scherzi, te. Sì, ma raga, cioè io non so più perché qua. Te vuoi fare la ginnastica? No. Ginnastica. Mamma, fa male la pancia. Però la fa sempre. Qualcuno che c'è il capo qua bisogna trovarlo. Cioè, non è che possiamo stare tutto il giorno altri arrestiti. Cioè Leo la fa sempre, ci vuoi far provare? Fallilla. Spinto, anche io volevo il bidone solo per te. La palla era più scomoda che tagliare. Ma questo mi piace da finire di lavare. Sì! Ah, lì. Mi ha lavato tutto. Lì. Ok, Massimo, lava già. Bene. Facciamo gli urli. Tu capi reparto. Com'è? Quindi? Mattina facciamo gli urli di squadriglia. Questa non è dritta. Dritta, dai. Così non è un cerchio. Chiudi il cerchio. Allora il cerchio. Grazie, corri. Sei il buco, lo vedi? Sei quattro numeri in mano. Questo è un quadrato. Adesso pochi e meglio poi non farei dire. Tigres in Umbra Hernandez Tos Turpi Dominus Descarum Ligas Ardescai Bulldog Rex Carum Damari Saga. Adesso una bella crocetta per il salvare, Dai, e fra un po' chiamiamo Cambusa. Ecco in lontananza due Jagu. Avete giocato? Contro le tigri perso. Avete perso. Tanto non è colpa mia. Chi ha fatto meta? Boh.
Non volete manco ricordarlo, troppo triste? Esatto, troppo triste. Ciao Samu! Hai qualcosa da dirci? No. Sulle partite? Non abbiamo fatto manco una, stanno giocando adesso. No, Samu, e tu dove vai? Vado a bere. No, Samu. Dai. Che partita dove... Vabbè, questo giorno non hai detto cash. Cash. Giaguari, ciao. Anche voi distrutte per la tigre, avete vinto voi. Sì. Abbiamo vinto contro il giaguare 3-0. Ta 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 ta. E adesso soffriamo il caldo e ci andiamo a mollare. Sì. E dai, ci va a mollare. Ma voi avete voglia di andare fino a lì, tornare fino a qua? Sì. Già. Per mollarci. Okay. 3-0. La tigre. Se te lo stai chiedendo, siamo noi che abbiamo perso tutto. Lo so. Sari, come l'hai preso? Male, mi dispiace. Che bella giornata. Ciao Brisi. Ciao cara. Come vanno? Ma abbiamo appena assistito al derby Aquile Sciacalli. Che... Qui chi gioca? Sciacalli versus Giagu. Abbiamo vinto 2-1 contro A cosa? Qua. Giaguari! Qua? Abbiamo vinto tutte finora. Abbiamo vinto tutte. Che bella la tua fascetta. È la mia. Bella, Vassia. La vorresti? Magari. Però guarda che bello il mio orologio. Bella anche quella. Pietrino, hai dato il massimo. No, è stato facile. Ecco qui, i Giagu. Dai, non siate avvilite, Giagu, ci sono tante partite da faceci. Guardaci qua. Sì. È stata una brutta partita perché? Vinto 0-3, fai tempo. Ma perché chi non ha giocato bene, cosa è successo? Che sono più forti forse. No, Ceci. No, Ceci. Non mi sembra il motivo giusto, Sarita, ma te lo sei preso di tanto. Ma raga, è un torneo. Tu, 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 sì. Tu, tu. Sta per iniziare la partita. Bulldog contro Aquile. Pochi minuti al campo. Al campo. Al fischio d'inizio. Del campo. E qui invece abbiamo... Il Mons. Leo, scusa. Leo. Dai raga, fate una meta. Se vuoi ti avvisano prima che la fanno. Te lo volevo chiedere, secondo te funziona? Dai raga. Oh oh. Poi non abbiamo ancora ripresi. Raga, commenti. Ragazzi, il fazzolettone si ridà in mano. E il fracchio dalle cicche. Siamo calmini. Perché hai esitato? Vai Vassia. Non andare troppo in là. Non andare troppo in là. Ti levi Lollo, per favore. Cioè, belle spalle, però. Non è bello. Vassia, ma non hai più parole. Non fai manco... No, mi devi salvare. Per rallentare, è troppo facile. Io no, ti prego. Un po' pazzesco con Veronica. Aspetta per portare il punto, porta, 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 porta. Dimmi. Cioè, secondo te, no? Se io stessi giocando, quanto sarei bravo da 1 a 10? Non c'è un numero per descrivere, però vorrei pochi. Posso dire un numero negativo? No. Dai. Irrazionale? Positivo. Positivo per forza? Per forza reale. Dai. Per forza naturale. Ah. Nessuna radice è messa. Non puoi partire. Ho sbagliato! Nicola sta lì! Perché andate giù? Faccio riprese solo da sta parte. Ciao Ale. Ciao. Ma voi giocate? Sì, siamo in panchina. In panchina. No, io sono uscita adesso. Io sono in panchina, devo entrare. Devo entrare. Finalmente un po' di riprese. Guardami. Ah, dai, cavolo. Fate felice, Gioia. Perché? Vinci? 4-2. 4-2 per voi? Per sentire la nostra tattica. Ovviamente sì. Noi abbiamo una tattica, pochi che contro le acque, dobbiamo prendere i pennelli. No, non è vero. Sai un pennello. Non ce l'ha il pennello. Dobbiamo vincere contro... Non ce la faremo mai a vincere contro le acque, però ci proviamo a fare. No, ragazzi, non si parte così. Noi siamo forti. Voi siete forti. Ce la faccio. Vero, sai, sì, ce la faccio. Qual è la tecnica? È la tecnica. Allora, io sto su Leo.
messa a guarda caso. No, perché? Perché l'hai fatto apposta a abbinare la bandana alle guance? No, sono rosse. Vogliamo uno zucchero. Ecco, questo ti carica? Non morire. Davvero? Pietro, vieni su! Sono spariti. Pietro, vieni su! No, va bene, lascialo riposare. Regola, si prepara. Presa! Come brusco? Presa! Ma adesso cosa devo fare? Sari! Voi? Jaguz. Ciao! Avete finito già? Raga, fortuna stare a sto tempo, se no eravate morte proprio. Dai, Mino, stazio. Oggi c'è morta già di suo. Questi macchiano? Sì. No. Aia! Raga, sta vincendo lei, aia! Ah, prigionieri di guerra! La posso mangiare? Guarda quelle! Arrivano gli attivi! La biga! Io potrei fare un sacco di schiaffettini al una pozione al succo di frutta! Pozione anacquata druido! Ragazzi, andiamo dal quarto! Liberata brava cucina! Io non ho cibo quello che mi dà. No. Come sapete, quest'anno Leo è l'unico del quinto anno. Per noi è il primo anno che abbiamo deciso, anche con discussione tra di noi, comunque alla fine come staff, di fare like solo per i passanti, come è scritto nel metodo, però ci siamo assicurati che Leo viva una bella esperienza, perché se la merita e gli farà bene per la salita poi in novizzato. Qui hai tutto. Allora, adesso? Sì. Con la propria. Vieni qui, ribomba amico. Vieni, bomba amico. Vieni qui. Sei dentro qua, Vassia. Becca! Mi va male da solo. Mi va male anche per me.
sappiamo adesso. Anche dopo. Anche dopo, questo poi non c'è problema. Tranquillo. Non vi preoccupate. Ma non uscite. Qua avete le vostre lettere del like, i libretti del like e lo spunto di riflessione che Federica ha preparato per voi. È già qui dentro. Tienlo con cura. Ora dovete raggiungere, come ben sapete, sì. E allora devo rifarlo già. Esatto. Già. Dovete rifarlo già. Ridammi la tua spugna. Grazie. Queste sono le lettere. Dentro troverete il libro. È compensato con un'altra cosa. Un servizio da fare là. Okay. Siamo pronti. Vedo che sei astuta. Tutta testa. Gli anziani. Quindi, cioè, se sbagliate, salve, tutti anche non tornare a cavolo tanto ci riguarda. Ok. Ah, okay, bella. No, segui le indicazioni per capire. Ok. Se poi dentro persone. Mira. E grande. Delle suore. Ok, le suore ci sono da qui. Le suore sono una Carpegna. Vedo suore. Prendere tutto ciò che noi abbiamo da darvi. Perché ogni anno si può cambiare. Ma ne riparleremo. Niente, ora non rimane che festeggiare questo fine campo con i vostri genitori e... Attenti, attenti. Permesso, permesso, permesso. È successa una cosa incredibile. È appena arrivato un corriere. Vai. Che porta? Proprio oggi. Secondo fonti indiscrete, la tenda degli sciacalli. Però dobbiamo verificare. Perché noi siamo previdenti. Esatto. Sapevamo che non vi distinguete. Di che una tenda? Non è che se lo dice diventa una tenda. È una soluzione sapore personale. Cosa meglio di sì. Qui potrete mettere, come vedete, comodamente un piccolo acido manino. E non gli serve. Del sapone. Non so se... del sapone. Cos'è il sapone? Disastro per il sapone, eh? No. Un deodorante, ma ci sono varie... Ripeto, sapone puzza. Cos'è il dentificio? Pietro. E un occhi. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend.
And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way, from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. You both go out your way and the vibe is feeling strong. It was small, turn to a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reached, so remember me when